Alcune di queste cose sono il mio interesse per il canto popolare, per la narratività popolare, per diverse tecniche di canto, e poi di una fusione tra voci e strumenti, una cosa che mi sembra interessato da sempre. Certi caratteri vocali possono essere trasferiti nell'orchestra e viceversa, certi aspetti strumentali possono essere sviluppati nella voce. E per questo forse che La vera storia non è un'opera in senso assoluto, perché c'è questo lavoro, c'è questa fabbrica musicale dietro che prende un po' l'attenzione, se vogliamo. Infatti per questo La vera storia si può anche eseguire come qui a Santa Cecilia in concerto, perché la musica, almeno nella mia intenzione, dovrebbe avere una suggestione tale per cui suggerisce o si sostituisce al fatto scenico. Per esempio l'inizio della vera storia in scena è collocata in una piazza mediterranea, bianca, piena di luci, colori, una grande folla in festa. La festa si trasforma presto in tragedia, in sacrificio e così via. Tutto questo avviene con una certa fusione, identità tra parti corali, per esempio parti orchestrali, tanto che qualche volta il coro sembra di non essere neanche percepito, ma in effetti lo si sente perché trasforma il tessuto strumentale, e così come il coro a sua volta è trasformato dal tessuto strumentale.